Corrado, allora tu sei presidente dell'Auser, che è un'associazione, adesso ci spieghi un attimo cosa fa l'associazione, e siete qui in Piazza Duomo. Ci dici come sta andando, com'è andata, cosa fate, cos'è l'Auser? Allora, la partenza è stata buona, c'è stata una notevole affluenza di pubblico che ha degustato i nostri prodotti. Il nostro piatto in particolare sono i gnocchetti tricolore nella ricorrenza del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Senti, prima mi dicevi che col ricavato cosa dovete fare voi? Allora, noi con il ricavato di questa Sagra del Pesce vogliamo acquistare un mezzo attrezzato di pedana per il trasporto dei disabili, che noi facciamo gratuiti per chi ce lo richiede. Mi dicevi, fate anche un altro servizio se non sbaglio? Sì, noi facciamo già il servizio di trasporto di persone, però con un'auto non attrezzata di pedana, e facciamo il servizio dei vigilinoni nelle scuole. Perfetto, grazie. Allora Marco, tu sei dell'ASI, come sta andando quest'anno? Ci sono novità? Allora, vedo i casoni qua, come si dice, i stand tutti uguali? Sì, quest'anno con il regolamento nuovo tutti gli stand devono essere tutti uguali, le strutture del comune, e più degli anni scorsi anche quest'anno cerchiamo di puntare più sulla coreografia, l'estendo uno stand sempre più attinente alla cultura tradizionale popolare chioggiotta. Quest'anno oltre all'ASI qua ci stanno dando una mano l'associazione Abitualizzati Galileo Scutteri, ci stanno dando una mano con l'estendo ancora una coreografia ancora più attinente, con persone vestite con vestiti popolari, con berletti, con reti, con codi. Senti, voi cosa, come associazione cosa siete? Siete un'associazione? Siete una no profit? Sì, siamo una no profit, l'ASI a livello nazionale, tutto il territorio ci possono aprire circoli, affiliarsi a livello nazionale. Avete qualche obiettivo particolare con questa fiera? Quest'anno la collaborazione che è nata un po' di mesi fa con gli Abitualizzati Galileo Scutteri è di donare un denaro, parte dell'incasso a questa associazione che ci sta dando una mano. Quindi farete una donazione in pratica? Sì, sì. Quindi la gente può venire qua, sa che una parte dell'incasso, esatto, va in donazione. Sì. Grazie. Prego. Lucio, tu sei vicepresidente della OP, ci dice qualcosa di questa associazione, della Sagra, come sta andando? Allora, la Sagra va molto bene, come inizio della prima giornata, ieri abbiamo avuto abbastanza presenze, e noi siamo dei produttori, pescatori, e il nostro prodotto cerchiamo di promuoverlo, è un prodotto che viene pescato qua nell'Alto Adriatico, nel compartimento di Chioggia, Venezia, Monfalcone, e viene mangiato il 95% al sud. Adesso con queste sagre, diciamo, un po' paesane, un po' diciamo anche fuori provincia, cerchiamo di farlo promuovere e conoscere il nostro prodotto. I nostri piatti forti è il crudo, la pasta con i fasolari, adesso su questa sagra oggi abbiamo fatto anche il pasticcio con i fasolari, e i grattinati, le polpette, questi sono i nostri piatti forti del nostro prodotto. Cerchiamo di promuoverlo anche nei mercati. Noi siamo una reazione produttori, abbiamo un centro di spedizione nostro, fatto proprio dai pescatori, e voglio ricordarvi che questo è un prodotto di pesca e non è di allevamento. Viene pescato al largo dalla costa dagli 8 ai 12 miglia, a una profondità dai 12 ai 24 metri di profondità d'acqua. La classificazione dell'acqua viene fatta dall'USDU, è tutta classificata A, questa tutta zona A. Grazie. Presidente della Proloco, so che la vostra è l'ennesima manifestazione che fate, ci dici qualcosa della sagra di quest'anno, c'è qualche particolarità? Ma diciamo che particolarmente quest'anno la sagra è iniziata bene, discretamente, non con i numeri dell'anno scorso, ma questo è tendenzialmente il trend di tutto, diciamo, il comparto, se vogliamo, turistico. Noi come Proloco abbiamo ancora il sito di Piazza Granaio e ci teniamo a dimostrare e a valorizzare alcune specialità, diciamo, nostre, per quanto sia possibile, perché sappiamo tutti che c'è un problema
di pescosità del nostro mare e quindi per quanto ci è possibile offrire sempre il pesce nostro. Con questo evento avete qualche obiettivo? Non so, una parte del ricavato, fate qualcosa, qualche iniziativa? L'obiettivo è sempre quello, cioè nel senso che comunque la Proloco si prefigge e il primo obiettivo è quello di promuovere la città e con le sue prerogative, in questo caso culinarie. E come fine ovviamente una parte del ricavato andrà sempre in beneficenza. Grazie. Roberto, tu sei presidente dell'associazione Iride d'Argento, sì. Un'associazione di volontariato. Come sta andando? Ci dici qualcosa della tua associazione? L'associazione va molto bene, abbiamo molti consensi, tanti parenti che ci contattano perché appunto hanno dei problemi per gestire i loro genitori o zii che possono avere delle problematiche quotidiane che noi cerchiamo di risolvere, problematiche facili comunque da superare. Cerchiamo solamente di migliorare la loro qualità di vita, prodigandoci nel portare loro la spesa a casa oppure nel prendere un appuntamento al... Senti, scusa se ti interrompo, come sta andando, come è andata ieri? Ah, ieri diciamo primo giorno tutti un po' di paura perché sai, è sempre un'incognita, non sai a cosa va incontro, quella gente comunque ci ha gratificato perché ci hanno fatto i complimenti, hanno mangiato bene, sono stati contenti della nostra predisposizione. Avete qualche piatto particolare? Sì, noi quest'anno abbiamo proposto la soppressa di... mi sfugge il nome... la soppressa... leggo... la... dov'è? Dov'è? Perso. Beh, la soppressa di Piovra con radicchio in saore più polenta. Soppressa fatta da noi, e poi gustata e fatta diciamo diventare tipo salame, affettata e servita con la nostra verdura tipica che sarebbe radicchio, la rosa di Chioggia, in saore, cioè fatto con la cipolla marinante. Ok, grazie. Prego. Ma questa è una sagra del pesce o è una cosa di caccia? Una rievocazione storica. Una vocazione storica di che cosa? Di che cosa? Medioevo. Periodo 1300-1400. E voi siete gli arcieri? Arcieri del Grifone, di Chioggia. Noi daremo prova delle nostre abilità. Da oltre 20 anni sulla piazza. Roberto, magister del Manci, che è la vostra associazione. Come sta andando? Cosa fate? C'è qualche obiettivo particolare che fate con questa iniziativa? Ok, noi ormai da 10 anni facciamo la sagra del pesce, il ricavato del lavoro, del nostro lavoro, va tutto quanto al mondo missionario con cui siamo legati, i nostri ex assistenti, eccetera. Abbiamo cominciato ieri, con noi collaborano anche altre associazioni, la GESI che sono gli scout più giovani, e altre associazioni dell'oratorio salesiano e un po' tutto il volontariato cattolico. Come sta andando? E la sagra è iniziata bene, stiamo ancora finendo di allestire il nostro stand. L'anno scorso siamo arrivati primi, quest'anno vorremmo anche bissare, ma per avere la possibilità di fare ancora questa manifestazione, perché i primi tre sono sicuri che fanno la manifestazione, secondo il regolamento che è stato approvato dal commissario prefettizio ultimamente. Ci sono delle novità quest'anno con regolamento, qualcosa di particolare? No, diciamo che sarà rivisto sulla base dell'esperienza, siccome questo è il primo anno che viene fatto e pensiamo che di rivederlo perché qualcosa c'è ancora da sistemare, insomma, ecco. Quest'anno noi come stand abbiamo preso l'Unità d'Italia come momento coreografico e dall'altra parte infatti faremo anche una mostra su quello che è stato il risorgimento a Chioggia e così speriamo di fare un po' anche di colore. In bocca al lupo, grazie. Grazie. Voi dovete pensare che sarà la cappella in testa, il motivo è uno solo, che durante le prove
semia bruciati, però i risultati finali sono ottimi, eh! Vai, 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 basta, basta, mangiare, basta! Bravo, bravo! Adesso ricordatevi di pentirvi delle vostre colpe, perché queste saranno le fiamme dell'inferno! Sono queste, ricordatevi, non bruciate! Bravo, bravo, che il Signore ti benedica! Così